pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! West Ham Real Mazzini 2-1 il punteggio dei primi 25 minuti di gioco. Andiamo un attimo da D'Ambrosio. D'Ambrosio, 2-1 vi sta stretto. Avevo l'occasione, mi aveva partita molto bravo. Sono molto bravi loro. Cioè, giochiamo sicuramente. Però il risultato sarà più sarà. L'importante è che comunque in campo andiamo sempre al massimo. Quale, risultato... quale può essere la vostra arma in più? Beh, sicuramente abbiamo un valore tecnico molto elevato, però anche loro hanno assistato, quindi non credo. Secondo me sarà l'episodio che ci sarà la partita. D'accordo, in bocca al lupo. Pardon. Andiamo un attimo all'altra sponda, l'altro capitano Marcello Addeo. Marcello, 2-1. Come mai sono te? Sì. No, loro stanno giocando bene, noi siamo partiti male, poi abbiamo fatto gol e ci giochiamo tutto il secondo tempo sperando che vada meglio. Quale sarà la vostra arma in più? No, di solito giochiamo di squadra, quindi l'arma in più non è il singolo, ma siamo la squadra, quindi giochiamo per vincere, ma tutti, non con i solisti. D'accordo, in bocca al lupo. Kennedy, dopo partita del big match del Super 5 che Mazzini West Ham, siamo qui con i migliori in campo in assoluto pari merito. Davvero due protagonisti eccezionali, diamo la medaglia scusami a Mastelloni perché è vittorioso, ma Agato non è da meno. Complimenti, sì. Facciamo proprio con Agato di Gran Mazzini. Agato, una partita stupenda, ormai Gran Mazzini West Ham è diventato il classico dei tornei SRA. Sono le partite più belle queste del torneo. Quello che vale la pena fare il torneo. La cosa bellissima, secondo me, da sottolineare è la correttezza che avete tra le due squadre, la stima e il rispetto che nutrite tra di voi. Essere competitivi nel torneo, c'è un'amicizia tra tutte e due squadre. Alla fine ci divertiamo. Parlando della partita, avete... Ci hanno penalizzato due errori nostri difensivi, se no per me era una partita a pari merito. Pari merito, però forse voi meritavate qualcosa in più, soprattutto sì, però la vita era un poco in più, soprattutto nel secondo tempo, che i primi 10 minuti siete stati costantemente lì. Siamo stati sfortunati fra i pali, la bravura del portiere, è andata così. Vuoi dire qualcosa alla tua squadra? No, giochiamo sempre così che andiamo lontano, non c'è lì. Va bene, complimenti a noi per la stazione. Grazie. Siamo qui con Mastelloni, facciamo con... Mastelloni, scusa. Mastelloni, un riccione, la ponte, il dono, un po' di... Mastelloni, non la punto. Giusto. Diciamo quell'ego iniziale non ti ha fatto demoralizzare, poi dopo super. No, vabbè, perché comunque sono convinto dei nostri mezzi, abbiamo una squadra validissima, loro sono forti, come al solito, come hai detto, loro sono il classico. Al Mazzino Estremo ormai... Ma è classico dell'Ester Cup, cioè forse è la partita più bella che si vede nell'Ester Cup. Sì, secondo me sì, anche perché si è visto il numero di tifosi. Non solo poi, vabbè, soprattutto a livello tecnico, però non solo quello, come ho detto prima, correttezza, stima, rispetto. No, infatti tutti sono amici, in particolare Stasi Esposito, portiere, amico. Parlando della partita West Ham, forse a tratti però non ha giocato come sa. Come al solito all'improvviso abbiamo cali fisici, non so il motivo, veniamo meno. All'inizio c'era anche perché un po' di concentrazione. All'inizio c'era anche un po' di nervosismo. Sì, sì, vabbè, al solito perché la partita è sempre dura per Real Mazzini, quindi il nervosismo non può mancare. La tensione. Sì, la tensione come al solito. Comunque complimenti a loro e complimenti a noi che ci siamo riscattati dalla Soccer Cup per questa vittoria. Sempre, vabbè, alla fine sempre di un gol. Sì, infatti, perché le partite sono sempre combattute con Real Mazzini. Questa vittoria vi mette a punteggio pieno nel questo torneo, penso, se non sbaglio. Mancano due partite, siete quasi sicuri del primo posto, non ce la matematica. Sicuro non è niente perché ho l'esperienza del torneo passato di perdere in 5 minuti una finale, quindi spero di portare a termine questo torneo perché lo voglio vincere come tutta la squadra. Devo fare di vittoria. Dedica a qualcuno per la medaglia? Ad alcuni tifosi accorsi qui, in particolare a Gaetano Immobile, Umberto Cimmino, a Roberto Martone, Emanuele e Valentina e Gessio. Va bene, complimenti ancora per la prestazione. Grazie a voi, arrivederci.